Il video deve ancora cominciare, io sto già mangiando la cioccolata. Ciao a tutti! Oggi apriamo insieme questo uovo Kinder di Ladybug di Miraculous. È un Kinder Gran Sorpresa Maxi, quindi mi sembra sia in effetti un po' più grande degli altri. Credo di sì, mi sembra di sì. E sono molto molto curiosa di vedere quello che c'è dentro, perché come vi ho detto in qualche altro video, non so, mi è cominciato un po' a piacere Ladybug, perché lo mettevo per mia nipote, ho cominciato a guardare gli episodi e quindi mi sono un attimo appassionata, sicché non lo so, fa piacere anche a me aprire questo uovo con la sorpresa di Ladybug. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se questo è uno una delle uova che ambite, no? Una di quelle che vorreste comprare, se ci avete messo gli occhi sopra, soprattutto se seguite Ladybug, qual è il vostro personaggio preferito, se vi piace, se non vi piace, insomma, tutte queste cose. E ovviamente, insomma, lasciatemi un commento se state guardando questo video, e se non siete iscritti, iscrivetevi e fatemi sapere che altre uova dovrei aprire. Ma lanciamoci nella nostra apertura. Mi chiedete sempre il peso, 220 grammi, questo è il peso di quest'uovo qui. E il prezzo, allora, variabile, perché l'ho visto in alcuni negozi, secondo me ce l'avevano caro, tipo a 16 euro, e in altri negozi sui 13 euro, quindi questo più o meno è il prezzo. Ecco qui la nostra parte davanti dell'uovo, il nostro, come si chiama? Banner dell'uovo, non lo so, e facciamo quella cosa che dà tanta soddisfazione, apriamolo, e ho preso ovviamente il verso sbagliato, vabbè. L'odore dell'uovo Kinder, ragazzi, my precious droga, sembra una cosa, sniffo l'uovo. Allora, siccome questo è il maxi, cioè più grande di quello normale, come l'uovo della Seven che abbiamo aperto un po' di tempo fa, ha questo pattern sopra che l'altro uovo, insomma le uova più piccoline, non hanno. Ora devo ancora comprare quello proprio gigante gigante gigante. Sono curiosa di vedere se è liscio, se c'ha questo pattern sopra, se c'ha ancora un altro tipo di pattern. Non lo so, sono curiosità stupide. Direi di lanciarci nel vivo dell'apertura, sperando che non esploda. Ta-ta! Si riesce ad... Sì! Siamo riusciti ad aprirlo in maniera pulita. Madonna, ragazzi, sto vedendo un sacco di ricette, soprattutto su Instagram, di persone che fanno tipo il tiramisù qui dentro, o ci mettono la crema, e quindi usano le uova di Pasqua come, insomma, piatti per il dessert, e lo vorrei fare anche io. Devo trovare la ricetta giusta. Ma direi di aprire qui la nostra sorpresa. So che ci sono diverse cose che si possono trovare in quest'uovo, diverse versioni di Ladybug, quindi vediamo quale c'è uscita. Oddio, oh mio Dio, sembra sigillato, ragazzi. Ok, ah, ok, 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 ok. Credo che sia uscita fuori la versione che ho visto anche nell'espositore della Kinder nel negozio, con questa che credo sia la scatola che contiene in genere tutti i vari, insomma, i cosi che servono per trasformarsi, i vari Miraculous. E ora un attimo che lo monto. E questa, ragazzi, è la sorpresa se riesco a far mantenere Ladybug. Ok, vabbè, è insomma questa una scatolina porta gioie, quindi ci potete mettere, c'è un questo spazio sopra e poi c'è un cassettino sotto, che ora forse è un po' bloccato con gli adesivi, no, ecco che si apre così, quindi ci potete mettere i vostri anellini, i vostri orecchini, le vostre cose, e poi sopra ci mettete Ladybug così seduta in esposizione. Ora ci vorrei riuscire meglio, ma vabbè, sapete che non sono proprio il massimo a montare le sorprese. Comunque questa è la nostra Ladybug con la scatolina porta gioie. Carina questa sorpresa, perché è un po' più grande, quindi dà un po' più soddisfazione. Diciamo che il motivo per cui alla fine uno preferisce, secondo me, no? Secondo il mio modesto parere, le uova Kinder è, oltre al fatto che la cioccolata è buona, quindi io non conosco nessuno che schifi la cioccolata Kinder, quindi vabbè. Ma il bello è che dentro ci sono delle sorprese un po' più grandi che si possono davvero utilizzare per giocare, no? Tipo, ci puoi fare qualcosa. Quindi, approvato, mi piace questo qui. Poi ce ne sono diverse versioni. Questo sicuramente piacerà a mia nipote. E questo uovo qui lo metto in lista tra quelli che probabilmente le vorrò comprare a Pasqua, perché
La sorpresa mi piace, è bella grande, ci si può giocare, quindi sì, approvatissimo. Fatemi sapere se la sorpresa vi è piaciuta, se questo è un uovo che comprerete, eccetera eccetera. Insomma, sapete le solite domande che vi faccio sempre. Io come al solito mi fermo qui, vi saluto, vi ringrazio per essere stati con me. Se vi va venitemi a trovare anche su Instagram, dove mi trovate come Alra Kairam. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao.